Un anno fa circa si è costituito il comitato di quartiere di via Ugo Foscolo, che interessa questa parte centrale della città, e i residenti chiedono maggiore pulizia, decoro, per un fatto anche sociale, non solo di visibilità. La sporcizia, il degrado e l'ampan. Sì, ormai è una zona completamente degradata e c'è un degrado urbano dovuto a una mancanza di bonifica proprio, perché è un'area che deve essere completamente bonificata. D'altronde si può vedere anche alle mie spalle, c'è erba infestante alta 2-3 metri, insomma. Ci sono depositi di Eternit, depositi di copertone, di materiali, di rifiuti che sono stati, perché poi la gente vede sporco e continua a depositare sempre materiale. E naturalmente tutto questo degrado determina non solo un degrado urbano, ma determina un degrado sociale, perché poi in queste zone vengono pure a urinare, a defecare in pieno giorno. In poche parole, e li vediamo dai balconi delle nostre case, insomma. Questo qui, degrado urbano che determina degrado sociale, perché poi diventano zone di spaccio, di prostituzione, e noi siamo qui a guardare perché non possiamo fare nulla, insomma. Tra l'altro in pieno centro, non ci troviamo in periferia, ma nella parte pulsante della città, e alle nostre spalle vediamo ad esempio lo stadio Tsushima. Sì. Siamo a due passi da zone centrali, in poche parole, dal tribunale, dalla zona dell'ex Ariston. Sono zone centrali, c'è il CERT qui vicino anche, cioè ci sono anche uffici pubblici, in poche parole, che affacciano su queste zone degradate. Va bene, quindi è tutto da recuperare, e sono zone completamente abbandonate. Zone che appunto diventano aree di rifiuti, che sono qui, e la realtà è questa qui, insomma, no? E richiama sempre di più, ripeto, prostituzione, spaccio, rifiuti che vengono abbandonati. E poi il discorso qual è? Che è venuto meno oggi, è venuto meno un po' i rapporti di vicinato, i rapporti di quartiere, no? E quindi cosa succede? Che c'è un individualismo, purtroppo, e ognuno si guarda, come dire, detto volgarmente, il proprio sedere, nel senso che si guarda la sua proprietà, il suo appartamento, ma al di fuori della propria porta poi non c'è quel senso di comunità, di appartenenza di comunità, di quartiere, di vicinato, e quindi c'è un degrado anche nei rapporti sociali delle comunità, del quartiere, di vicinato. Ecco, c'è proprio un degrado anche in questi rapporti qua. C'è un'amministrazione che lo possiamo vedere, perché non è solo una questione di degrado delle periferie, qui c'è un degrado anche delle zone centrali, che non è solo questa zona di via Ugo Foscolo, dell'ex Ariston e così via, ma anche lì vicino al mercato, ortofrutticolo, c'è tutta una zona abbandonata, che diventano poi anche, zone dove vengono i nomadi, i zingari, vengono a campeggiare, anche qui davanti vengono a campeggiare. Quindi c'è una richiesta all'amministrazione comunale? C'è una richiesta all'amministrazione comunale, che ogni anno emana un'ordinanza. L'anno scorso è l'ordinanza 850 del 3 giugno del 2022, un'ordinanza in cui impongono ai proprietari, perché poi queste sono molte volte non sono soltanto aree pubbliche, ma sono anche proprietà di privati, e questa ordinanza impone ai proprietari di bonificarle, di tenerle pulite, cosa che però ogni anno non viene fatta. Questa ordinanza viene fatta decadere e non serve poi a nulla, insomma. Gli altri cittadini, ovvero gli altri residenti di questo quartiere, rispondono a queste richieste? Molte volte, devo essere chiaro, ci sono degli interessi individuali, purtroppo, personali, e quindi diventano più importanti gli interessi personali e individuali che non gli interessi della comunità. E quindi, certo, il 90% risponde, si lamenta, bisogna, ecco, magari ricordare a queste persone che si lamentano di scendere anche loro e di interessarsi della cosa, e sostenere certe iniziative di pulizia,
sensibilizzazione e così via.